a tutti carissimi amici amanti della musica e del ballo, siamo tornati ad una nuova puntata. Come vi avevo promesso, sono andata a prenderla da casa, ho qui con noi in studio per questa meravigliosa puntata insieme la grande Roberta Cappelletti. Bene, anche da parte mia un caro e cordiale saluto a tutti voi, sono molto felice di essere qui anche oggi insieme a Tiziana, che è la nostra speaker, la nostra giornalista che ci intervista in qualche modo, sempre ospiti degli studi appunto delle edizioni musicali Casa dei Sonora qui a Savignano su Rubicone. Ogni stanza un ricordo, ogni stanza un momento di vita di Secondo Casadei, della musica, la nostra tradizione, la nostra Romagna. E infatti parole sante, perché voi non la vedete nell'inquadratura, ma noi siamo proprio di fronte alla scrivania di Secondo. Esatto, e quindi per questo ringraziamo Riccarda per la grande ospitalità e tutta la famiglia e tutte le edizioni musicali Casa dei Sonora. Poi vi invitiamo a venire a trovarla, perché poi avremo anche Riccarda di nuovo ospite in queste nostre puntate, ma venite a vedere davvero questa casa, che in realtà è un museo che è della nostra storia, della nostra tradizione. Quindi venite davvero, troverete delle cose meravigliose, tipo io sono rimasta particolarmente affascinata da un cono in metallo che ho visto in una vetrinetta, e Riccarda mi ha raccontato che quando le prime canzoni si cantavano col megafono, non c'era il microfono. Sì, sì, e quindi il cono di metallo è quello che dava la possibilità di emettere il suono e la voce, pensa. Grandissimi, che meraviglia. Allora, Roberta, sì, ti uso subito se ti dico Pane, Amore e Fantasia. Eh beh, Pane, Amore e Fantasia è un altro dei miei successi, da bellissima cumbia, visto che appunto adesso vanno di moda questi ritmi. Fra l'altro devo dire che questo video, insomma, è molto carino, anche perché l'abbiamo proprio voluto in bianco e nero per ribadire il film Pane, Amore e Fantasia del grande De Sica, con la Lollo Brigida e la Sofia Loren, se ti ricordi. È vero. E quindi in quel caso lì mi sono calata in quel ruolo con un abito proprio alla Lollo Brigida, abbiamo trovato il somarello, abbiamo fatto una cosa veramente deliziosa. Per questo ringrazio la produzione Dardari per l'impegno, e poi soprattutto è una canzone molto coinvolgente, che insomma la nostra gente conosce. È tutto il dettaglio, la location, che è molto importante. Che ci diceva che è una cosa che studia lei, è proprio una cosa innata. Sì, ma comunque credo, insomma, quando si fa una canzone c'è comunque una storia, per cui viene naturale, secondo me, cioè di proporla per dare un risalto maggiore a quello che stiamo dicendo. Poi dopo nella serata, nel palco, la canti in una maniera normale, eccetera, però quando l'immagine deve arrivare in una TV, cioè deve avere un impatto, un significato, perché bellissimo, hai capito, quindi bellissimo. Questo lo facciamo un po' in tutte le nostre canzoni. Mi viene da chiederti, Roberta, sì. Hai una canzone che prediligi? È pressoché impossibile, perché con tutta la discografia che hai è davvero difficile. È una bella domanda, ma c'è una risposta difficile, perché per me ogni canzone comunque ha un significato, ogni canzone diciamo ha un motivo comunque perché la scelgo e perché la eseguo. Quindi cioè, poi ci sono delle canzoni autobiografiche alle quali magari sono molto legata, come Canto per voi, perché è la prima canzone in assoluto dove ho curato il testo, ma è la canzone dove io praticamente ho dato vita al mio gruppo come Roberta Cappelletti, alla mia orchestra. Quindi quella, diciamo, rimane sempre come il primo figlio in qualche modo, no? Perché poi le nostre canzoni, visto che io figli non ne ho, le reputo un po' i miei figli, ma soprattutto i miei figli sono le persone, la gente che mi viene a trovare, il figlio di quello, il figlio dell'altro, insomma ti senti un po' la mamma, la zia di tutti quanti in questo caso. Quindi anche la musica ti dà questa possibilità di realizzarti come donna, tu anche pensi, se magari appunto un figlio non ce l'hai. E questo però lo canto anche nelle mie canzoni, che denota tutta la passione per la musica, per il mio mestiere. E poi comunque io devo anche ringraziare tutti questi fans club che comunque mi sono sempre molto, molto vicini, perché noi organizziamo, non so, degli eventi, ripeto, non solo dei viaggi, noi organizziamo delle cose veramente eccezionali per dare se volessero vita, sì. Sapere come informazioni, esatto, informazioni andate sulla nostra pagina Facebook, che ci sono tutti i contatti con i responsabili del nostro fans club, quindi loro vi danno tutte le informazioni. Sul sito ci sono i contatti delle nostre agenzie teatrali e anche i numeri per contattarci, anche se avete voglia di contattarci per la serata, perché ultimamente siamo contattati molto anche dalla Sardegna, dalle isole, perché questa nostra musica, il ballo, la tradizione sta ritornando. Bello. Perché la musica è un po' come la moda, una volta andavano di moda i pantaloni a zampa d'elefante, poi sono spariti, adesso la minigonna poi ritorna, il tagliere eccetera, e la musica uguale, che ne dicono, sai,
sai, il ballo liscio, musica obsoleta, musica vecchia. Niente da fare, ragazzi, perché vediamo anche nelle scuole di ballo tanti giovani che si avvicinano proprio grazie alla musica da ballo del liscio, e ci sono delle regioni dove noi vediamo veramente pubblico giovane in pista, come il Triveneto, come la Lombardia, il Piemonte, e quindi questo significa che questo ballo, questa tradizione sarà eterna. Roberta, dove ti trovi? Parlavamo delle diverse regioni d'Italia. Sì. E ovviamente ogni regione ha un modo di ballare o di vivere il liscio diverso. Certo. Come ti trovi? Perché c'è diciamo quella regione che può esprimere più affetto, più calore, quello meno. Però al di là di questo, cioè noi che facciamo questo mestiere, siamo noi che dobbiamo riuscire a entrare nel cuore della gente, a capire come fare per strappare a questa gente un applauso, un sorriso, ma soprattutto quando la serata finisce di essere consapevoli che abbiamo fatto divertire la gente. Perché quando anche vado in Piemonte, il Veneto, che comunque è proprio diciamo la natura loro di essere un pochino più distaccati, più freddi. Più riservati. Perché, esatto, perché noi romagnoli siamo così prorompenti, siamo vero, così istintivi, così gogliardici, così simpatici, ma fa parte proprio del nostro DNA. È vero. Però chi fa questo mestiere deve avere anche questa capacità nel tempo di riuscire a trovare quel qualcosa per entrare nel cuore. Cioè la gente quando esce non deve dire, cioè quando tu dici ma chi c'era stasera a suonare, devi sapere chi c'era, o questo o quell'altro artista. Quindi è il nostro compito anche quello di farci notare e soprattutto di entrare nel cuore, della gente. Questo è il nostro obiettivo, ecco. Nel cuore, bellissime parole. Sì. Allora, io ovviamente adesso però ritorno su quelli che sono i cavalli di battaglia di Roberta. Certo. E so che lei fa anche molte cover, perché lei ha la voce pop, soul, rock, tutto. Roberta poi fa tutto. Io amo veramente anche confrontarmi, sperimentarmi, mettermi in gioco in qualche modo, a parte che queste canzoni insomma fanno parte della musica leggera italiana, come ripeto, i grandi successi di Mina, Marcella, insomma di tutte le grandi interpreti italiane. Non a caso avevo anche scelto nel momento del ricordo di Luigi Tenco una versione molto blueseggiante di Ciao amore ciao. E questa canzone io domani, fra l'altro, devo anche dire che ultimamente nei nuovi lavori discografici inseriamo sempre queste cover, perché la gente le sente cantare durante la serata e magari ha voglia di risentirle anche in macchina, insomma, perché il CD cosa fa? Fa compagnia mentre guidi. Brava. Mentre fai i tuoi lavori. Per cui anche per quanto riguarda i nostri CD, la nostra discografia, potete chiamare Casa dei Sonora, che insomma è rifornitissima, proprio là c'è proprio l'archivio e soprattutto il magazzino di tutti i nostri CD, oppure nelle nostre serate, perché appunto potete essere informati attraverso il nostro sito internet e la nostra pagina Facebook. Quindi questa canzone Io domani è un bellissimo arrangiamento, una versione molto bella di questa bella canzone interpretata prima da Marcella Bella e poi anche da Mina, da tanti interpreti, un po' alla mia maniera, con tutta la mia umiltà mi accosto a queste canzoni. Sarà sicuramente bellissima. È bello anche così farsi conoscere sempre di più dal pubblico. Brava. Perché queste chiacchierate servono proprio per anche per capire la persona che sei. Io adesso, perché io me lo ricordo dalla puntata scorsa, voi pensate di no, ma lei ha detto che è una buona forchetta ma anche una brava cuoca. Certo. Il piatto che ti piace, mi piace di cucinare più. Ma siccome si è sempre a dieta, quindi a volte sperimento delle belle insalate leggere, perché per fare le tagliatelle, i capelletti, i tortelli ci pensa la mia mamma Dolly. Amore. La mitica mamma Dolores, che lei è una grande ardora. Poi insomma, come ti avevo già detto, siamo di famiglia numerosa, quando ci ritroviamo tutti è veramente una grande festa, una grande gioia, e quindi per i piatti tradizionali lasciamo fare lei. Che è inimitabile. Però inimitabile. Tu ti sei portata a casa il segreto, assolutamente, per fare la piadina eredità. Romagnola, per fare la sfoglia, per fare il ripieno dei tortelli, dei cappelletti, certo, però non lo faccio quasi mai perché sono sempre in giro per il mondo. Come fai ad avere il tempo? Esatto. E quindi cosa faccio? Vado a casa della Dolly a Predappio e poi apro il frigorifero e lì c'è tutto già pronto. Che meraviglia. Però potrei dare una ricettina di una insalatina leggera, diciamo. Io pensavo, allora la insalatina leggera volentieri, però io vorrei anche la ricetta della piadina romagnola. Quello è un segreto, però. Che brava, a posto, stavo per dirlo io, c'è sempre il segreto della cuoca. Il segreto della cuoca e la mano, perché la comunque mano. Anche quello, credetemi, mamma a volte insomma dà le ricette della sua ciambella, della sua piadina, e magari molte amiche la fanno, però dice: Dolores,
non mi viene come la tua, però, diciamo me in met, dico in dialetto perché è bellino, è bellissimo, un pisgotat quel, un pisgotat kletter, perché cioè non va ad oge, ma pisticotti bellissimo. E la cosa più assurda che può sembrare è che la piedina cambia in base all'umidità dell'aria, ma fuori. Scherzi, certo, vero, e quindi non la temperatura non dell'acqua, che ne so mai. Esatto. Allora io vi lascio con, andiamo nel moderno un attimo, ritorniamo con l'orchestra Grande Evento di Moreno Conficconi e in questa nuova corrente che è Extra Liscio, a cura anche di Mirko Mariani, che salutiamo. Vi lasciamo con Alla Fermata di Extra Liscio. Di Extra Liscio, bellissimo. Perché ha dei progetti molto interessanti. Probabilmente sarò anch'io coinvolta con Extra Liscio. Ma guarda, ti ma dirò, mi piace un sacco perché lui è così particolare, originale, estroverso. È stato bellissimo perché Moreno in un'intervista di Extra Liscio mi ha detto, ma io in realtà è stata tutta opera di Riccarda Casadei, perché ha visto me, ha visto Mirko Mariani, ha detto vi ho presentato perché secondo me siete due bei soggetti. Allora io ho detto, ma Riccarda, ti sei resa conto di chi hai messo insieme? Adesso che vengo a sapere che ci va anche Roberta Cappelletti, è finita, ragazzi, ce n'è per tutti i gusti.